Popolo dei social network, eccoci qui, stiamo per fare le fettuccine fatte in casa all'uovo, quindi adesso abbiamo preparato due panetti, adesso ci accingiamo a stendere per poi dopo passare avanti con le altre procedure. Stendiamola per bene, non facciamogli mai mancare la farina se no si attacca e andiamo avanti così. Adesso le facciamo asciugare per bene e poi con calma passiamo alla procedura del taglio delle fettuccine, le costruiremo proprio ad opera d'arte. Eccoci qua, come avevamo annunciato, stiamo tagliandola. Falla bene, mi raccomando, che dobbiamo fare una bella figura. La parte finale, mentre apriamo le fettuccine, guardate, anche così grezze, nude e crude fanno venire appetito. Che dire, a questo punto noi continuiamo e buon appetito a tutti.